Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un tema che fa riferimento non tanto al calcio in sé, quanto piuttosto ad un articolo che ho letto rispetto alla cacciata, al licenziamento di un dipendente della Roma per un motivo molto particolare, che adesso andrò a parlarvene. Ve ne parlo perché è un tema che in qualche modo riguarda, no, il mondo del calcio, non il calcio in sé. Riguarda la Roma, riguarda anche in qualche modo le giovanili della Roma, visto che sappiamo che le giovanili della Roma ogni tanto danno un po' di scalpore, e riguarda anche un tema che poi è caldo, perché quello che esce in questo articolo è un tema legato anche al rispetto e anche a come alcune donne vengono in qualche modo trattate diversamente dagli omonimi, dai coetanei, gli omonimi maschi. Ne parlo perché il tema di fatto sono uno di quei temi che sicuramente andrà nel dimenticatoio, perché fondamentalmente non stiamo parlando di un dipendente della Roma che si chiama Pellegrini, si chiama Mourinho, ex ormai De Rossi, ma un dipendente che probabilmente vale quanto noi dal punto di vista economico e di rilievo mediatico. Quindi questi temi spesso vengono fuori, non si approfondiscono, vanno nel dimenticatoio. Tra l'altro, il tema per come viene affrontato, io ho preso l'articolo di Open, tra l'altro mi bloccheranno il video per questo, penso. E è un articolo che in qualche modo potrebbe anche avere delle lacune. Lo dico perché non riesco fino in fondo, dopo averlo letto, a capire quello che è successo, cioè la motivazione reale per la quale è successa questa cosa, che cerco di riassumervi. Fondamentalmente, da come si evince, questa ragazza dipendente impiegata, trentenne, quindi più o meno la metà, no, quasi 32, quindi una mia coetanea, si può dire, avrebbe in qualche modo prestato in un certo momento, parliamo dell'autunno scorso, il cellulare a un ragazzo delle giovanili, a un calciatore delle giovanili della Roma, per fare una chiamata al suo procuratore. Quindi a lui serviva il telefono, per qualche motivo, e qui il primo dubbio. Lei era lì e per questo motivo lei presta il cellulare e questa persona fa la telefonata al procuratore. Primo dubbio, perché era lì? Cioè, nel senso, io non conosco gli ambienti della Roma, però non penso che ci possa essere una grande vicinanza tra quello che è il campo sportivo e quindi le aree di accesso dei calciatori, giovanili o meno, e le aree di accesso dell'amministrazione. Cioè, questa è un'impiegata di cui non si parla della mansione in sé, però fondamentalmente penso che un'impiegata possa avere una mansione differente in un altro tipo di sede, nella sede della Roma. Quindi già il primo dubbio è che cosa fa questo dipendente, cioè magari era anche una che sistemava, non so, le maglie dei calciatori, con una cavolata, allora sì, in qualche modo si spiegherebbe la vicinanza dei due. Però questa è la prima cosa. Questo calciatore delle giovanili, che era al tempo minorenne, e non viene menzionato chiaramente come nome per ovvi motivi, avrebbe preso il cellulare, fatto anche questa chiamata, ma nel farlo anche guardato il cellulare della ragazza e trovato dei video, tra cui un video a luci rosse di questa ragazza col suo fidanzato. Non viene specificato chi è il fidanzato, cioè se il fidanzato chiaramente fa parte della Roma o meno. Non viene specificato se questo video è stato fatto all'interno dello spazio della Roma e quindi da questo punto di vista avere, insomma, in qualche modo qualcosa a livello sessuale, degli rapporti sessuali in luogo di lavoro potrebbe essere un problema, chiaramente. Non viene specificato questo, se non che il calciatore minorenne avrebbe preso questo video, girato sul suo WhatsApp, sul suo cellulare. Tra l'altro, un altro dubbio è il perché, qui anche i dubbi vengono fuori, il perché questa persona sia riuscita in qualche modo a girarselo senza darne l'occhio, se non che poi il tutto è venuto fuori non perché si sia accorta lei, ma per quello che succederà dopo, e dare il cellulare indietro. Quindi questo cellulare, questo video l'ha girato al proprio cellulare, l'ha diffuso tra i compagni di squadra, probabilmente di quelle giovanili là, di quella squadra di giovanili, ma il video chiaramente, come si sa sempre, in qualche modo ha girato oltre la chat del gruppo, andando anche verso altri calciatori, dirigenti, altri addetti ai lavori della Roma. Quindi il video è girato e la persona chiaramente era probabilmente tranquillamente evidente che era appunto questo dipendente, e appunto per questo è arrivata una lettera di licenziamento con tanto di rimborso per il mancato preavviso a questa donna, perché così come viene scritto dall'avvocato responsabile legale della società della Roma, insomma, è stato portato all'attenzione delle risorse umane e dei vertici aziendali un video che inconfondibilmente la ritrae nel compimento di atti sessuali, ricordiamo col fidanzato, quindi una cosa normale, ma insomma, sicuramente non fa solo lei. Purtroppo si risulta che tale video sia stato visionato da gran parte del personale e dei giocatori della società.
Da qui l'incompatibilità della prosecuzione del suo rapporto di lavoro con il sereno e regolare andamento dell'attività della società. E quindi poi questo, quindi viene accompagnato questa persona tra l'altro fuori dalla sicurezza, come lo dicono, eccetera, eccetera. Tra l'altro, quello che viene specificato è che il calciatore giovane avrebbe dichiarato di aver fatto questa cosa, di aver fatto lui tutto questo discorso qua, di aver preso il cellulare con un'altra motivazione, trovato il video, girato il video, eccetera, eccetera. Una sorta di revenge porn in qualche modo, questo che va di moda questo tema, eccetera, eccetera. Quello che non si capisce è come sia possibile che una società, tra l'altro non sappiamo neanche il tipo di contratto che aveva questa persona, nel senso che se a tempo indeterminato, come sapete, prevale la giusta causa e cose del genere. Quindi, da questo punto di vista, non si cap mica capace di come una società, un'azienda, sia in grado, ed è molto pericoloso come precedente rispetto alle informazioni che abbiamo, di licenziare una dipendente perché avrebbe fatto un video col proprio fidanzato privato, che un'altra persona, un altro dipendente in qualche modo, anche se minorenne della società, avrebbe preso con l'inganno, girato, quindi una cosa privata, qui c'è una sorta di privacy sicuramente, girato ai suoi compagni che avrebbero a loro volta un po' tutti girato a dirigenti, cioè a tutte le persone che conoscono, poi sappiamo che i file, i video girano con tranquillità. Ecco, non mi capacito di come rispetto a questo contesto che vi ho delineato, che potete trovare nell'articolo di Open, la vittima non solo della diffusione di questo video e della sua intimità, la vittima sia la dipendente, cioè nel senso che a pagare le spese sia la dipendente, non solo per appunto, come detto prima, per la reputazione, perché chiaramente quando gira un video di quella di intimità ci sono delle cose che sicuramente uno non vuole portare al di fuori, ma che è lecito che la persona possa avere, cioè nella nostra vita privata è lecito che noi possiamo in qualche modo produrre dei contenuti tra noi e il nostro partner per così. Per nostro sfizio. Ma di tutto questo, a pagarne le conseguenze non è stato il calciatore, che seppur minorenne non vuol dire che sia una scusante, non ne ha pagato nessuno se non la persona che è vittima doppiamente anche della questione prettamente economica e contrattuale. Detta così, ripeto, ho tanti dubbi, intanto il perché ci sia questa vicinanza tra il calciatore e la dipendente, che hanno due ruoli diversi, due età diverse, anche questa facilità, anche secondo dubbio del calciatore di girare il video, tipo come se l'altra persona intanto fosse andata a farsi una camminata e non fosse lì magari nei paraggi aspettando che facesse la chiamata, certo, doveva chiamare il procuratore, quindi probabilmente si è messo un po' appartato. Secondo, terzo dubbio è che probabilmente in questo video c'è qualcosa che va a delineare, magari qualcosa di poco chiaro, cioè non è l'intimità di due persone nella loro casa, magari negli uffici della Roma. C'erano tanti dubbi, ma rispetto a quello che ci viene letto, quindi ponendo la questione inerentemente a ciò che ci possiamo leggere, è una cosa assolutamente vergognosa, cioè mentre dire, tutto il mondo cerca di andare in una direzione in cui c'è anche la salvaguardia sia del posto di lavoro rispetto ai diritti propri, ma anche rispetto alla privacy che uno ha e anche rispetto all'attenzione sul tema delle donne, che poi è un tema molto importante, siamo anche molto freschi dell'8 marzo, quindi anche la coincidenza temporale di cui si parla di questa cosa qua, che è uscita autunno, se ne parla adesso perché è un tema molto caldo. Ecco, rispetto a questo, la tendenza di queste squadre, a quanto pare, è quella di fare tutt'altro. Certo, rispetto a tutti i dubbi che abbiamo premesso, che sono leciti perché forse l'articolo così non dice tutto e quasi non è comprensivo, non è in qualche modo facilmente comprensibile rispetto a quanto leggiamo. E poi è una vergognosa perché sappiamo che di fatto ci sono delle categorie all'interno di queste squadre social di calcio che sono intoccabili, perché non venitemi a dire che i calciatori giovanili o meno, soprattutto quelli più grandi, siano intoccabili dal punto di vista delle attività extra campo, dei vizi, delle abitudini, spesso vengono fuori delle voci, spesso vengono fuori delle conferme di persone che fanno uso di questo e di quell'altro, di persone che vanno, insomma, non va, hanno un'intimità molto particolare, molto promiscua, insomma, ci sono tante, anzi proprio i calciatori vivono sul gossip, quindi di fatto è l'ordine del giorno che si possono dire dei mezzi scandali, dei mezzi gossip, di scoop rispetto ai calciatori. Ecco, in un mondo che mette in questo piedistallo, in questa sorta di zona franca, questi calciatori, in questo mondo ci sono anche dei casi in cui una persona che è violata della propria privacy debba sentirsi vittima di licenziamento per giusta causa di fatto, per un motivo che non c'è. Quindi è come, ancora una volta, è la disparità in base a quello che è il ruolo che queste persone di differenti categorie hanno rispetto al pubblico, rispetto alla stessa azienda che li paga.
Volevo parlarne perché, intanto perché vorrei togliermi qualche dubbio, vedere se magari in altri tipi di articoli ci sono dei dettagli in più e quindi con voi approfondire la cosa con i commenti e poi perché sono quelle cose che vengono fuori ma poi si smette di parlarne perché poi fondamentalmente chi è questa qua? Non è famosa, non porta sicuramente grande interesse, quindi come tutte le cose di poco interesse ma che secondo me sono di grande rilievo perché riguardano anche un po' la nostra quotidianità, la maggior parte di noi sono dipendenti, non sia mai che qualcuno mi becchi magari una foto mezza nuda che abbia fatto, cioè non è che le faccio, però se la volessi fare sarei in qualche modo legittimato a farla, nessuno potrebbe dirmi nulla, ma io ti ho visto che ce l'hai, ma cazzi miei, voglio dire. Quindi spesso questi temi qua vengono poi dimenticati perché sono di poco rilievo mediatico, invece noi voglio che questa cosa qua rimanga sul web grazie a questo video, giustamente per parlarne e per approfondire, perché poi magari poi c'è una motivazione valida e logica alla base di questo licenziamento rispetto alle informazioni che in qualche modo non ci sono articoli, non sono state esposte, però vorrei capire, vorrei far luce perché se poi ci fosse qualcuno che ha sbagliato e che non è in qualche modo ritenuto colpevole all'interno di questo meccanismo, sarebbe giusto evidenziarlo. E quindi io ho portato la mia voce, spero che anche voi apprezziate il tema e che possiate anche voi approfondire con la vostra opinione rispetto a quanto detto e quanto potete leggere tranquillamente su Open, che è il giornale di Ventana, fondamentalmente. L'ho trovato là, girava oggi su Twitter. E niente, e aspettare anche qualche update rispetto a quanto è successo. Sicuramente nei prossimi giorni, se in qualche modo questo tema facesse scalpore, potrebbe essere approfondito ulteriormente. Quindi aspetto i vostri commenti per questo. Come sempre, Forza Juve, non c'entra nulla, ma lo dico sempre. E alla prossima, ciao.